Bella ragazzi, sono Matteo Fai, benvenuti in questo video. Oggi siamo nel quinto episodio del mondo di Herobrine. Siamo carichi ad affrontare un altro episodio in questo mondo infestato. E niente, vi ricordo subito di lasciare un mi piace e iniziamo. Allora ragazzi, come ogni video di questa serie, vi ricordo prima di iniziare che questa è una serie sulla mod di Herobrine, quindi è inutile che venite a scrivermi Matteo Herobrine non esiste, oppure Matteo Herobrine lo hai messo tu, è finto, hai fatto una serie finta, oh mio Dio Herobrine. Grazie, è la mod che inserisce Herobrine nel gioco e ci gioca apposta, capito? Cioè è fatta apposta, quindi non gnagna blu, quindi lasciate un mi piace e ciao. Allora, ho giocato un po', non tanto, penso circa mezz'oretta. Prima di iniziare, ecco, il filo che cade. Perché cadi filo? Per quale motivo? Ok, dicevo, prima di iniziare questo episodio e ho sistemato un po' di cose a casa. Non ho fatto tanti progressi, possiamo dire, per quanto riguarda la casa. Però ho un po' sistemato tipo le pareti di terra, il pavimento terribile, ho un po' messo gli stombri comunque. Innanzitutto partiamo dalla sala, quella che era su, cioè la sala sopra, dove si entrava da sempre. Ecco, il nostro totem in lontananza non ci abbandonerà mai. E qui dentro praticamente era dove c'era il letto, c'erano qui le casse e le fornaci. Semplicemente qui ho levato il letto, ho levato le casse, ho portato tutto giù. E qua che c'è? C'è un sistema di fornaci molto stupido. Cioè, nulla di tanto complicato. Praticamente noi mettiamo qui le cose da cuocere, che automaticamente entrano nella fornace e una ad una si vanno a inserire in questa cesta. Tipo qua ho messo a cuocere infatti il ferro, e qui ho messo a cuocere la cobblestone per fare la stone, poi per fare gli stone brick. Questi qui che infatti sono tipo, ok, ne servono tantissimi, Matteo. Perfetto, intanto ho svuotato tutto l'inventario, tutto per farvi vedere precisamente dove ho messo le cose nelle casse. Allora, intanto qua prendiamoci il ferro e tutta questa pietrina e andiamo giù. Allora, qui come vedete qua c'era il vetro che abbiamo fatto nello scorso episodio, che fa vedere un pezzetto di sotto, diciamo, che sarebbe la stanza delle casse. Allora qui ci andiamo, ho messo gli scalini. Qua ho sistemato un po' meglio, si vede un po' fuori, entra un pochino di luce. Qui invece si entra e c'era appunto la stanza delle casse. Allora ho messo delle crafting table un po' qui in giro. Mi avete consigliato, ed è molto figa come idea, di mettere le armor stand qui e qui con le armature, ed è una cosa che farò sicuramente. Poi qui sulla destra abbiamo blocchi da costruzione, tra cui anche la stone che era morta praticamente. Poi qui abbiamo terra, sabbia, cose varie. Di qua abbiamo tutta la cobblestone e i materiali duri, tipo la netherrack, la granite e la diorite. Per chi si chiede perché ho la netherrack, vi ricordo che all'inizio abbiamo costruito il totem, quello fuori, che appunto serviva la netherrack e mi sono avanzati due pezzi. Punto. Poi qua sotto c'è tutto il legno. Qua ci sono tutte quante le armature, le varie armi. Ecco l'armatura, riprendiamocela. Prendiamoci anche una spada che è quasi morta. Poi qua ci sono drop dei mob. Questa è una cassa utilissima. C'è davvero mamma mia, ragazzi, lasciamo sta. Qua ci sono cose inutili. Qua le cose per coltivare come dei bravi agricoltori. E qua il cibo. Mentre di qua non c'è una pianta. Ah sì, qua ci sono i minerali, la cosa che dovrebbe essere più importante in Minecraft. Sono i minerali e poi basta. Ecco, ci serve un piccone assolutamente di ferro, quindi prendiamoci 1-2-3 pezzi of ferro. Portiamo anche questo qui da cuocere sopra. Poi ci andiamo a prendere il legnetto 1-2-1-2. Perché ne ho preso uno in più? Non lo so, va benissimo così. Vabbè, ce li facciamo. Un po' di stick, quelli che avanzano li mettiamo. Ah, ma già ce l'avevo, vabbè. Lasciamo stare. Prendiamo i due sticchetti e ci facciamo un piccone. Ecco, sbagliato. Un piccone così. Ah, il cibo, serve una cifra il cibo. Ecco, non ho cibo. Portiamo a cuocere questi. E intanto ci prendiamo un cooked rabbit e un cooked pork chop. Ok, intanto andiamo un attimo su a posare queste cose, cioè a mettere a cuocere queste cose. Le mettiamo qui bellissime one, e qui mettiamo gli altri. Come vedete, pian piano entrano tutti quanti nella fornace, si cuociono e poi entrano nelle casse. Anche qui stanno scendendo pian piano. Allora, cosa molto figa che ho fatto. Innanzitutto qui sotto non è cambiato nulla, quindi sono le due uscite della casa, le due gallerie. Come nello scorso episodio. Mentre di qua, dove c'era la stanzina inutile, ci ho fatto una latrina per il letto, perché non sapevo dove metterle. Qui come sempre si scende in caverna. Allora, qua sotto le scale ho fatto una cosa molto molto caruccia. Cioè, c'è un mini passaggio tipo segreto con una bellissima vetrata, e è una specie di uscita segreta antisommossa, possiamo chiamarla. E niente, figo. Cioè, tu ti butti, c'è l'acqua giù e arrivi qua. E qua c'è subito
un easter egg che... Ok, però è carina l'idea. Poi si esce e qua c'è una specie di prato, giardino, non lo so, c'è l'erba praticamente, con delle scale che salgono e niente, qua siamo nella palude, laggiù c'è, eccolo qua, si vede un po' la fiamma, laggiù il nostro altare e niente di più. Qua non c'è nulla, c'è... What the fuck? Che cacchio è successo? Ma c'erano? Io non me li ricordo. Cioè, sembra che sono tipo cascati dei meteoriti. Non mi ricordo. Penso di no. Non lo so. Vabbè, ok. Comunque, vi stavo dicendo, dove cavolo siamo arrivati? Qua ho fatto delle scalette molto, molto carine. Secondo me, molto da casa di montagna. Infatti, è una casa sulla montagna. Anzi, è dentro la montagna. Delle scalette in cobblestone che qui sono sorrette da una bellissima fence in legno. Tu sali così semplicemente. Puoi arrivare a casa senza dover saltare tutto il tempo. E se sei già a casa, sali qui. Carino. No? Molto sexy. Allora, nello scorso episodio mi avete consigliato in tantissimi di fare più episodi di avventura che episodi di costruzioni. E quindi direi che dopo un episodio di costruzione, come è stato lo scorso episodio, anche se abbiamo avvistato Notch, che sinceramente molti mi hanno detto era Dinnerbone, no, era Notch. Dinnerbone ha la skin diversa. E anche Notch ha la skin diversa, quella tipo pelata, con la barbetta. Ma se cercate skin Notch su Google Immagini, appunto esce sia quella che quella appunto che abbiamo dato l'altra volta. Quindi è simile a Dinnerbone, ma non è Dinnerbone. Mangiamoci il pollo, prendiamoci qui sicuramente il pollo che si è cotto. Perfetto, ma non era pollo, era un pezzo di coniglio. Vabbè, prendiamoci anche un po' di torce, perché le torce servono sempre. Cioè, con Herobrine le torce non è che non possono servire, servono sempre. Ecco, no, raga. Ma che figo, si vede il tramonto da questa finestra. Che bello. Ok, andiamo a dormire che dovrebbe essere fatta, cioè dovrebbe essersi fatta notte. Perfetto. Ma perché si bugga la notte? Ok, dettagli. Ok, io direi di uscire di qua, cioè l'uscita quella sud, e ci dirigiamo, diciamo, dove abbiamo avvistato le ultime volte Herobrine, cioè nel vicino al deserto, su quelle montagne, quelle cose lì, dove c'erano le mucche assassine con gli occhi bianchi. Allora, quel cibo quando saltiamo in questo modo rallenta davvero tanto, cioè scende subito praticamente. E ok, ma no, raga, ma che cazzo sta succedendo? Qua è appena esploso qualcosa, cioè, non è evidentissimo. Ma che... Maiale, tu ne sai qualcosa? Sono morti anche dei tuoi simili, vedo qua. Ma che cavolo? Raga, non so minimamente cosa sia successo. Cioè, mi ha spiazzato sta cosa. E quindi, cioè, ormai è confermato che anche di là non c'erano queste esplosioni. Cioè, questi crateri non c'erano. A meno che non sia atterrato qualcosa dallo spazio, mi sembra davvero difficile che si autodistruggano da soli le parti di terreno. E vabbè, andiamo avanti, ci prendiamo un po' di questa roba e niente. E vabbè, allora, io direi di andare verso il... Che cazzo è? Che cazzo è? Che cazzo state facendo tutti qua? Ehi, ehi! Ma che... Oh, che cazzo! No, raga! No, ma cosa sta succedendo? Fermi tutti! Oh! Oh! Ma esplodono! Esplodono! Non riesco a prenderlo! Ma muori! Cosa diavolo è appena successo? Scendiamo qua giù. Cosa diavolo è appena successo? Va bene le mucche dagli occhi bianchi? Che semplicemente le ammazzi ed esce la lava. Ma i maiali con gli occhi bianchi che ti attaccano, corrono ed esplodono. Ah, ecco chi ha fatto questi buchi. Sicuramente li hanno fatti loro. Io prendo il legno qua. Dove sono morto? Qua penso. Sì, infatti qua sono morto. Devastanti. Devastanti sono. È assurdo. Cioè, i maiali kamikaze. Dammi il pollo, fammi mangiare qualcosa. Ma no, raga, ho i brividi. Cioè, io ho visto quel coso dagli occhi bianchi, no? Ho detto, beh, lo ammazzo. Mi hanno iniziato ad attaccare tutti insieme. Non ho capito che diavolo è successo. Basta, ma sta zona del deserto è infestata. Cioè, almeno tu fai la lava e basta. Cioè, finisce lì. No, quelli, cioè, esplodono. Io ho visto proprio la TNT piazzarsi a un certo punto. E allora aspetta, sistemiamoci al volo l'inventario. Allora io direi la sabbia via. Cioè, ci frega. La terra, basta quella che ci abbiamo. Oh, proviamoci, cioè, tipo a buttare nel deserto. Vediamo cosa ci riserva il deserto. Cosa sono delle colonne? Sono colonne di terra. Perché sono delle colonne di terra? Cioè, non hanno senso le colonne di terra. Ok, addio le mucche nel deserto. Basta. Basta. Non sono delle colonne di terra, è un H di Glowstone, l'H di Herobrine. Ok, il deserto è di sua proprietà, quantomeno. Cioè, se l'ha anche marchiato. Se non si arrabbia, ma. What the fuck? No, la leva. Quella leva non la premerò mai più nella mia vita. Questa volta non mi frega, non esplodo.
come la pressure plate l'altra volta. Questa volta la leva, non la prendo. Se non ti arrabbi, Robin, ti rubo un po' di glowstone. Mi fai questo bel favore. Grazie, grazie mille, Robrino. 41, 44, 47 pass glowstone. Vediamo un po', ma aspetta. Allora, la leva sta qui, no? Non la premerò mai nella mia vita. E dovrebbe stare circa là. C'è una porta. In teoria sta, tipo... In teoria sta lì la leva. E che altro? Una cassa. Ci arrivo da qui? Un H di erba. Allora, io rischierei ad entrare. Cioè, non c'è nulla. Aspetta, Aspetta, Via! No, niente, non è esploso nulla. Aspetta, No, niente. Cioè, proprio non è esploso nulla. E vabbè, niente. E... Merda. E la madò! E quanta TNT c'era là sotto? C'è pure un villaggio laggiù, ma io quella pressure plate non l'ho proprio vista. Cioè, ci sta veramente distruggendo. Cioè, ci vuole far saltare in aria. È deciso. I maiali esplosivi. Le trappole. Che poi c'erano 7 pezzi di terra dentro la cassa. 7. Tacci tua. Grazie per la glowstone, Che cioè, ci serve anche per illuminare casa, ma ecco. Ci sta facendo notte, raga. Direi di andare a dormire e di concludere l'episodio di oggi. Perché veramente oggi ne sono successe di mille colori. Nel prossimo episodio, villaggio, ricordatevelo. Sperando che non si sia mangiato tutti i villager. Perché, cioè, seminiamo torce alla pollicina, un po' in giro per il mondo. Ecco, vedo gente strana. Enderman che non dobbiamo guardare. Rientriamo dentro casa. Ok. No, non sfondare la porta. No, non la sfonda più. E va... No. C'è una pressure plate, raga. Caro Aerobrain, ti insegno un trucco. Un trucco molto bello. Cioè, più che altro mi devi insegnare dei trucchi, perché ci casco sempre ai trappoli. Ma questa volta non ci sono cascato. E infatti c'era la TNT sotto. Devastante questa cosa, era devastantissima. Cioè, prima non c'era, raga. Vuol dire che Aerobrain è passato di qui mentre noi stavamo nel suo deserto a rompere le sue... Cioè, anzi no, a farci esplodere. Chiudiamo. Grazie anche per le 26 TNT, Allora, abbiamo preso un po' di bottino oggi facendo questa bellissima esplorazione. Aerobrain ha tentato di ucciderci migliaia di volte con le sue esplosioni, maiali, TNT, pressure plate, case magiche e tutto. E con questo spero che questo episodio vi sia piaciuto. Mi raccomando, ricordatevi che nel prossimo episodio andremo ad esplorare il villaggio, sperando che ci sia rimasto qualcosa nel prossimo episodio. E nulla, lasciate un bellissimo mi piace, seguitemi sulla pagina di... Ma che sulla pagina? Seguitemi su Instagram, che è molto molto bello. Instagram è il social più bello del pianeta. Ho dei capelli terribili, una barba lunghissima, ma dettagli? E niente, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi per non perdervi i prossimi episodi, lasciate un commento qui sotto facendomi sapere la vostra. E nulla, metto fra tutto. Vi saluto, vieni allo studio.